Quale cornice se non la torre Vito Bianchi di Marina di Vietri sul Mare poteva ospitare la presentazione di Vietri, l'ultimo singolo del percussionista e cantante Christian Brucale, un brano che ha commosso ed emozionato non solo chi è nato nel primo paesino della costiera amalfitana. Standing ovation alla prima visione del Vito Vietri che ha visto la regia di Michele De Angelis. Il progetto Vietri nasce quasi spontaneo da parte di un vetrese rock, Christian Brucale, musicista, nato proprio nel paesino a cui sono legati ricordi indissolubili. Importante per l'artista vietrese l'incontro con Gianfranco Caliendo, produttore e musicista che molti ricorderanno per essere stato il leader della band Giardino dei Semplici fino al 2012. Ha portato alla pubblicazione questo sodalizio nel 2017 di Vienti e Terra, opera prima di una band capeggiata da Christian, in cui il folk e la musica popolare si fondono con delicate contaminazioni pop. Nella realizzazione del secondo disco, Vienti Terra 2, che sarà pubblicato in autunno, occupa un'importante posizione il brano dedicato a Vietri sul Mare, a cui per la prima volta è dedicato un brano. L'ispirazione è nata da Flora Contento, cantautrice che ha condiviso il progetto Vienti Terra con Christian e Gianfranco Caliendo. Il videoclip, girato da Michele De Angelis per la Midea Film, esalta le bellezze di Vietri. È solo un anticipo di quello che Christian racconterà nell'intero EP. Tra le altre tracce ci sarà un brano dedicato ad Enzo Avitabile dal titolo Brothers ed ancora Guardando in Giel, dedicato al monaco benedettino esercista Don Gennaro lo Schiavo, scomparso il 10 marzo del 2021. Nell'EP ancora Tarantella, due brani tratti dall'omonimo musical di Q Christian è stato protagonista lo scorso novembre, condivisi con la voce emozionante di Flora Contento.